Il vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri partecipa ad Agrigento all'inaugurazione della galleria Spina Santa, appena restituita al transito. Continua l'azione di monitoraggio che abbiamo avviato insieme a Don Mario, al cartello sociale, e oggi in quella lunga lista di opere da realizzare, da concludere, da ridare ai cittadini, mettiamo un'altra spunta, cioè togliamo un'altra opera, quindi dopo tutte quelle che sono state realizzate, anche questa la mettiamo nella colonna dei fatto, e questa è una cosa importante. Rimane ancora tanto da fare. Ma è importante sapere che ANAS, insieme con gli amministratori locali, qui accanto ho i due sindaci del territorio, che non hanno mai fatto mancare, anche il sindaco d'Agrigento, benché sia da poco in carica, non hanno però mai fatto mancare la loro collaborazione e soprattutto anche la loro capacità di fare sintesi e di fare squadra. E questo è importante perché le istituzioni tutte insieme risolvono i problemi e quando lo fanno anche in maniera veloce. E sull'Agrigento Palermo? No, anche lì invece abbiamo una forte accelerazione. Io venerdì sarò lì in cantiere perché i mesi di lavoro e di impegno fatti a volte anche nel silenzio, ovviamente delle visite di cantiere, delle riunioni, poi producono certamente i risultati. Quindi noi già martedì abbiamo tolto dalla Palermo-Agrigento tre semafori, abbiamo accorciato la parte, diciamo che tutti quei percorsi che si fanno in senso alternato, quindi c'è una sensibile riduzione, ecco, delle problematiche viarie. Abbiamo aperto 2 chilometri di nuova strada, fra l'altro quella a doppia carreggiata, quindi 4 corsie, di tipo, diciamo, B autostradale, quindi. Ed è una cosa molto importante. Ora ci avviamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ad avere ancora delle altre aperture. Abbiamo un cronoprogramma molto stringente, che va ci saranno nuove aperture per il 28 di febbraio, nuove aperture per il 31 di marzo, e questa è una cosa importante. Questa è stata una settimana molto densa perché abbiamo condensato tanti risultati che sono arrivati con il lavoro. Siamo partiti lunedì da Caltanissetta, l'apertura finalmente dello svincolo con la A19, abbiamo aperto il nuovo viadotto Salso. Questa mattina siamo qui ad aprire la Galleria Spina Santa. Venerdì andiamo a mettere in cantiere quel lavoro sulla Palermo-Agrigento e ovviamente poi c'è giovedì a Fontana Rossa, finalmente andiamo a vedere i lavori di definizione, ecco, del cantiere della nuova stazione ferroviaria che arriva direttamente dentro l'aeroporto. Finalmente anche Fontana Rossa sarà collegato con la ferrovia. Questa è una cosa importante e quella lì la inauguriamo il 13 di dicembre, ma la cosa importante per me oggi è anche programmare il futuro. Oggi pomeriggio abbiamo in prefettura alle 4 una importantissima riunione nella quale cominciamo a porre le basi per la Castelvetrano-Gela, la chiusura dell'anello autostradale che finalmente comincia a muovere i primi passi. Abbiamo preso un vecchio studio di fattibilità che ANAS aveva fatto, stiamo parlando quindi di tipologia B, cioè doppia carreggiata con 4 corsie, perché io non intendo relegare la provincia di Agrigento a provincia di serie B rispetto alle altre. Su questo io non c'è dubbio, mi batterò fino alla fine, cascasse il mondo, io ci devo riuscire a fare questa cosa. C'è l'importante infrastruttura ovviamente della circonvallazione di Agrigento, importanti sono quelle che attraverso questo svecchiamento, questo rinnovamento dello studio di fattibilità che era già stato fatto qualche anno fa, lo riportiamo a gennaio, sarà pronto, lo mettiamo diciamo sul tavolo e con i sindaci faremo una riunione un attimino più compiuta anche con i dati e a quel punto il Ministero ha già approvato un finanziamento ad ANAS per 15 milioni di euro per fare il progetto di fattibilità tecnico-economica. Questo è il primo gradino della scala che ci deve portare alla realizzazione di questa infrastruttura.